L'altro giorno stavo leggendo una rivista che si chiama Best Horse Practice e mi ha colpito un articolo di Katrin Silva, una horsewoman tedesca trasferitasi nel sud degli Stati Uniti una ventina di anni fa e che ha passato buona parte della sua vita ad addestrare e competere con cavalli da dressage e con cavalli western usando la natural horsemanship. L'articolo parla dei 10 segnali che possiamo interpretare per capire se il lavoro che stiamo facendo con il nostro cavallo sta andando nella direzione giusta oppure no. Mi trovo perfettamente d'accordo con questa lista e perciò voglio condividere con voi questi 10 punti su cui mettere la nostra attenzione. Vi lascio il link dell'articolo nella descrizione e tengo a precisare che quanto andrò a narrarvi non è la traduzione letterale dell'articolo, ma una mia personale interpretazione. Se vi piace che vi porti dei video come questi, dove commento degli articoli scritti su riviste e libri del settore, fatemelo sapere nei commenti, così magari lo faccio diventare un format da proporvi con cadenza regolare. Se non siete già iscritti al canale, fatelo adesso, così mi fate felice e se volete supportarci nel nostro lavoro di divulgazione e magari anche accedere ad alcuni contenuti riservati, lo potete fare cliccando sul pulsante abbonati che trovate qui sotto. Ma adesso bando alle ciance ed entriamo nel vivo dell'argomento. La strada da percorrere per avere un cavallo ben preparato ed addestrato, sia questo un cavallo da dressage, salto, reining, cutting o altro, è diversa per ogni singolo individuo e spesso ricca di curve. Non è un percorso facile e ben segnalato, ma anzi è ricco di sensi unici, strade senza uscita ed informazioni sbagliate e incomplete. Assomiglia spesso più ad un labirinto che a una autostrada. Ma allora come fare a capire se tutto sta procedendo per il meglio nel lavoro che stiamo svolgendo col nostro cavallo? Beh, il sistema migliore è prestare attenzione a ciò che il nostro cavallo ci dice e con un po' di allenamento capiremo se siamo sulla strada giusta. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i punti che Katrin Silva reputa così rilevanti. Punto numero 1. Il cavallo diventa più bello. Questo non accade dall'oggi al domani, ovviamente, ma se il cavallo lavora bene con il fisico e ha una mente concentrata e rilassata durante le sessioni di addestramento, la sua linea superiore si sviluppa, si muscola adeguatamente sul collo, davanti al garrese e non dietro le orecchie, ed anche se la sua conformazione non è bellissima, un corretto addestramento lo farà sembrare più bello nel tempo. Punto numero 2. Il cavallo riesce a rilassarsi e strecciare il collo e la testa in avanti ed in basso a tutte e tre le andature. Questo accade quando il tuo cavallo ti permette di guidare l'energia che arriva dalle gambe posteriori andando in un contatto morbido con le tue mani, distendendo l'incollatura, allungando la colonna vertebrale e sollevando la schiena appena tu alleggerisci l'assetto, allungando progressivamente le redini. Dovresti essere in grado di farlo al passo, al trotto e al galoppo. Se il tuo contatto non è corretto, probabilmente ti cadrà sulle spalle appesantendosi, oppure andrà a mettere la testa dietro la verticale. Ti strapperà le redini di mano e non impegnerà la schiena. In questo caso capisci che c'è del lavoro da fare e qualcosa da cambiare. Punto numero 3. Puoi cavalcare il tuo cavallo con contatto nella bocca, ma anche non farlo. Un cavallo da dressage ben addestrato può continuare a muoversi nelle tre andature senza nessuna apparente variazione, anche se noi togliamo il contatto dall'imboccatura. Infatti questo è un test che i bravi cavalieri di dressage fanno spesso, lasciando il contatto su una o sull'altra redine, proprio per verificare se il loro cavallo rimane in perfetto equilibrio o se invece cercava l'equilibrio sull'imboccatura stessa. Lo stesso vale per i cavalli western, dove normalmente non viene usato il contatto, ma che devono essere addestrati in modo che se prendi il contatto con l'imboccatura possano prendere la correzione e continuare il loro lavoro nelle tre andature senza risentirne negativamente. Punto numero 4. Le transizioni diventano più fluide e senza sforzo. Un cavallo verde sarà traballante nel suo equilibrio col cavaliere sulla schiena, ma poi col tempo imparerà e se il lavoro
che tu fai è quello giusto, migliorerà progressivamente e non correrà più nel galoppo o incurverà la schiena al contrario nelle discese dal trotto al passo. Un cavallo può sembrare che sia in ordine apparentemente, ma è al momento che esegue le transizioni in alto o in basso che sarà visibile se manca qualcosa. Punto numero 5. La forma fisica del tuo cavallo aumenta e migliora. Dopo alcuni mesi di allenamento costante, il cavallo dovrebbe essere abbastanza resistente per poter lavorare un'ora senza andare in affanno. I cavalli sono atleti ed un'ora di lavoro costante non dovrebbe essere un problema per loro. Purtroppo molti cavalieri trascurano questa parte e spingono cavalli non preparati fisicamente a fare lunghe percorrenze sostenute o viceversa cavalli alimentati in maniera molto calorica a fare giusto il giro del maneggio. Punto numero 6. Non sei fisicamente stanco né stressato quando scendi dal tuo cavallo. È vero che i bravi cavalieri devono essere atletici, ma è anche vero che andare a cavallo non dovrebbe essere un'impresa estenuante. Se ti senti particolarmente stanco, è probabile che tu sia stato teso per buona parte del tempo, oppure tu abbia continuamente tirato le redini o spinto e strinto le gambe, o che tu abbia dovuto sostenere lo stress di un combattimento continuo durante tutta la sessione di lavoro. Addestrare un cavallo significa costruire una partnership e piano piano i momenti di incomprensione dovrebbero ridursi appunto a solo dei momenti. Punto numero 7. Le andature del tuo cavallo diventano sempre più belle da vedersi e comode da farsi. Man mano che il cavallo impara a muoversi e a mantenersi in equilibrio sotto di te, la sua schiena si alza incurvandosi, la sua linea superiore si sviluppa, i suoi movimenti diventano più cadenzati, più ritmici, la sua schiena comincia ad oscillare invitando la tua schiena ad impegnarsi con essa. In poche parole, cominciate a muovervi con armonia. Se invece il suo trotto ti fa tremare le otturazioni dei denti, sicuramente c'è qualcosa da rivedere e certamente la comunicazione non può essere delle migliori. Punto numero 8. Il tuo cavallo sembra felice per la maggior parte del tempo. Non agita la coda, non schiaccia le orecchie o digrigna i denti. I suoi occhi sono morbidi e i suoi muscoli facciali sono rilassati. Il suo respiro è regolare e cadenzato. I momenti di disaccordo, se ci sono, sono solo e giusto dei momenti e non durano per un intero giro del maneggio. Punto numero 9. Non ti senti come se stessi cavalcando due cavalli diversi quando cambi mano. Con un allenamento corretto, il suo lato sinistro ed il suo lato destro arriveranno ad essere uguali. Inizialmente, da una parte sarà più difficile avere delle belle flessioni armoniose e regolari. A poco cominceranno a migliorare e quando tu non ti ricorderai più qual era il suo lato peggiore, avrai ottenuto un cavallo neutro, bilanciato, equilibrato e flessibile da entrambe le parti. Punto numero 10. La zona di comfort del tuo cavallo diventa più grande. È più facile lavorare con cavalli verdi o in difficoltà in luoghi sicuri e controllati, come sono i tondini o una piccola arena. Ma poi, una volta che il cavallo ha imparato le abilità di base, questa zona di comfort deve espandersi. Se lavori bene, man mano che l'addestramento progredisce, il cavallo impara a concentrarsi sul suo compito. Distrazioni come cani che abbaiano, sacchetti di plastica che volano o trattori che passano diventano sempre meno un problema. Fino a che puoi portarlo anche in un'altra arena e in un'altra ancora, in uno spettacolo o in un clinic con tanti altri cavalli. Fino a che la sua zona di comfort è ovunque dove tu sia. E con questo punto abbiamo concluso. La checklist l'abbiamo fatta. Adesso non vi rimane altro che smarcare i punti che dovete ancora risolvere e congratularvi con voi stessi per quelli che invece vanno già bene. La strada per diventare bravi, si sa, è lunga, come abbiamo detto all'inizio, e dobbiamo essere coscienti che non smetteremo mai di aver bisogno di imparare. Ma almeno per quanto mi riguarda è proprio la cosa che più mi appassiona dell'equitazione. Se mi avete seguito fino qui vi ringrazio e vi ricordo di mettere un like e noi ci vediamo la prossima volta. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me
how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every friend holds a new end.